Buongiorno, oggi effettueremo gli aggiornamenti di questo stereo, sia del Play Store che del firmware che delle applicazioni proprietarie. La prima cosa da fare è quella di attivare il Wi-Fi dello stereo e attivare l'hotspot per permettere di condividere la connessione dati del vostro smartphone con lo stereo. Una volta che siamo nel Play Store, clicchiamo sull'icona e andiamo sulla gestione dell'applicazione del dispositivo in modo tale che riusciremo a vedere quelle che sono le applicazioni del Play Store da aggiornare. Clicchiamo su Aggiorna tutto e quindi in automatico inizierà a partire l'aggiornamento dei programmi. Questa operazione richiede diverso tempo, dipende dalla connessione dati del vostro smartphone e dipende anche dalla lentezza di questo stereo, e per cui io ho tagliato il video in modo tale da non annoiarvi, e anche perché la procedura è semplice. Dopodiché andiamo su Sistema, Informazioni sul tablet e su Aggiornamento Firmware, per scaricare la nuova versione del firmware. Anche in questo caso impiegherà una decina di minuti, ma per non annoiarvi ho tagliato il video in modo tale da portarvi subito verso il completamento del download, arrivando velocemente al 100%. Una volta scaricato il film, possiamo aggiornarlo subito cliccando su Aggiorna adesso per procedere. Oppure, se non avete tempo, cliccate su Aggiorna più tardi, in modo tale che l'aggiornamento lo potete fare in serata o il giorno dopo, quando avete tempo. È l'opzione che ho scelto io. L'autoradio ovviamente si riavvierà per caricare il firmware nuovo. Anche in questo caso ho tagliato alcune parti di video in modo tale che la barra di progresso arrivasse subito al 100% per non annoiarvi. Ecco il robottino di Android. Avvio del tablet. E questa è l'interfaccia che si è riattivata. Dopodiché andiamo sempre nelle impostazioni, andiamo sempre nel sistema, informazioni sul tablet e clicchiamo su può aggiornare. In questo caso verrà controllata la nuova versione dei programmi preinstallati sul tablet, in modo tale che scaricando questi aggiornamenti si risolveranno alcuni problemi di traduzione, alcuni bug che affliggono le app di questo stereo. Anche in questo caso ho tagliato in alcune parti il video in modo tale da far progredire velocemente la barra di download. Qui c'è la traduzione dal cinese all'inglese, una foto. Adesso, dopo lo scarico degli aggiornamenti, avrei fatto l'installazione. In automatico controlla la nuova versione, ma ovviamente avendo scaricato l'ultima, la procedura è finita. Io vi saluto.